Ciao, eccomi qui di ritorno, sono all'aeroporto di Istanbul. Sì, Istanbul. Perché sono qui? Perché avevo uno scalo di circa 20 ore e questo era l'unico aereo semicomodo che ho trovato. Ebbene, che cosa ho fatto? Ho scelto di andare a visitare Istanbul, perché sono arrivata ieri verso l'una più o meno e quindi semplicemente mi sono organizzata per uscire e andarvi a fare un giro in città. Con questo cosa voglio dirti? Che a volte ci sono delle situazioni che magari possono sembrare scomode. Avrei potuto benissimo passare tutta la notte qui in aeroporto, avrei potuto fare arrabbiarmi perché comunque magari poteva essere molto scomodo, magari potevo voler tornare a casa o qualsiasi altra cosa. Invece cosa ho fatto? Ho detto ok, 20 ore a Istanbul, cosa facciamo? Non ci sono mai stata, approfittiamone. E allora sono andata, mi sono organizzata, ho preso un posto per andare a dormire, tra l'altro molto meglio che dormire in aeroporto, e ho scelto di farmi un giro in città. Con questo cosa voglio dirti? Questa è una piccola cosa che mi è successa nella vita, che ho scelto di far accadere nella mia vita, che magari può esserti di ispirazione. Perché quando accade qualcosa che potrebbe sembrare scomodo o che potrebbe non essere in linea con quello che desideri, beh, potresti approfittarne, perché magari potrebbe venire fuori una bella magia. Infatti io, anche se solo per una mezza giornata e una serata, ho visitato velocemente, ho assaggiato una città in cui non ero mai stata. E questo è stato molto bello, ha dato arricchito la mia vita, mi ha fatto fare delle esperienze che altrimenti non avrei potuto fare se magari fossi tornata a casa prima. Certo, se fossi tornata a casa prima avrei fatto altre esperienze. Ogni situazione può essere buona per fare delle esperienze, per vivere. Dipende sempre da te. Come prendi le cose che accadono nella tua vita. Ok? E con questo ti saluto, ti mando un abbraccio e mi auguro buon volo. Ciao!